Uno di quei progetti di rete in cui la città metropolitana di Torino ha saputo connettere esperienze, buone pratiche e comunità locali per valorizzare i territori. Fra Torino e Castelnuovo Don Bosco, una rete di sentieri valorizzati dal Cammino di Don Bosco collega fra loro i luoghi più significativi nella vita del santo sociale per antonomasia. Per descrivere i 165 chilometri del cammino, Gian Vittorio Avondo e Claudio Rolando hanno scritto La Guida al Cammino, presentata al Salone del Libro nello stand della città metropolitana. Questo deve essere, secondo me, un trampolino di lancio per il nostro territorio, che finora comunque è stato molto sottovalutato, forse non ci si è creduto abbastanza, per cui noi per il Piemonte sentiamo parlare molto di Langa, molto di Monferrato, però quello che sono le colline del Chierese che arrivano fino all'Astigiano sono ancora poco conosciute. Questo cammino porta alla scoperta di bellezze che sono bellezze culturali, chiese, cioè pensiamo anche all'abbazia di Vezzolano, poi cibo, buona cucina e poi dei paesaggi meravigliosi. Quanto è stato facile o difficile raccontare questo territorio? Allora, dicevo che per esigenze di committenza ho dovuto fare il percorso in periodo invernale e mi sono perso sicuramente molte cose di carattere naturalistico, perché le viti erano senza foglie, quindi è stato abbastanza difficile immaginare quello che potrebbe essere questo percorso in un momento diverso dell'anno. Se si pensa che parte importante della formazione spirituale di Don Bosco è stata proprio data da questo territorio, i luoghi richiamano quella spiritualità che era e quell'operosità che era all'interno dell'animo di Don Bosco. E i luoghi sono fatti da tanti aspetti, quelli storici, culturali, le pievi, le chiese, i castelli, ma è un luogo ricco di storia, è un luogo in cui si sono sviluppate la cultura enogastronomica della zona. Lo chiedo a tutte e due, cosa può e deve fare questo territorio per diventare una destinazione turistica, ma di un turismo lento, un turismo che rispetta e che scopre il territorio? Beh, innanzitutto c'è bisogno di infrastrutture logistiche per prima cosa, informazioni, dove puoi fermarti, dove puoi mangiare, gli orari di apertura dei luoghi particolari che non sono sempre aperti, perché comunque la zona ha delle potenzialità enormi e vanno aiutate. Rendere più fruibili alcune bellezze, parlavo prima delle pievi che non si possono visitare, bisogna fare in modo che ci sia una fruibilità maggiore.